C'è malessere diffuso tra milioni di famiglie impoverite, tra giovani che si vedono senza prospettive, tra lavoratori che sentono vacillare ogni sicurezza. C'è molta sofferenza autentica e c'è dunque tensione, volontà di reagire, impulso di protesta più che di rassegnazione. Non dico rabbia, perché questo lessico non appartiene, credo, alla tradizione civile delle lotte operaie e popolari in Italia. Ma nell'insieme ci deve preoccupare un clima sociale troppo impregnato di negatività, troppo lontano da forme di dialogo e sforzi di avvicinamento parziale che hanno nel passato spesso contrassegnato le relazioni sociali o politico-sociali. E allora dico,